Salve a tutti ragazzi, io sono Natron e benvenuti in un nuovo video. Oggi iniziamo un gioco appunto che come potete vedere dal video è Dying Light, perché volevo supportare un gioco di zombie sul mio canale, non sapevo bene quale scegliere, però mi sono detto, beh, visto che a febbraio, il 9 febbraio, deve uscire la grande espansione di Dying Light, e questo gioco purtroppo non sono riuscito a finirlo, perché poi lo stavo giocando, ho voluto cancellare, errore mio, il salvataggio, perché volevo portarlo sul canale, però poi a causa di Bandicam e altri problemi non ce l'ho fatto. Ho detto va bene, quasi quasi lo porto ora, visto che ora sto usando un altro software per registrare. Ho detto lo finiamo insieme, e poi quando esce l'espansione facciamo anche quella. E così abbiamo comunque un bel gioco, ho un bel gioco comunque di zombie, poi ho fatto bene comunque, perché Dying Light è veramente spettacolare. Secondo me è l'evoluzione, è l'erede di Dead Island. Comunque, senza perdere altro tempo, andiamo ad iniziare una nuova partita. Normale o difficile? No, faccio normale. Difficile veramente no, non mi va. Vediamoci l'introduzione. HUD attivato, inizio del briefing. Omicidio da run. Informazioni sul caso: Kadir Suleiman, un politico locale assunto per mantenere l'ordine dopo l'inizio dell'epidemia. Suo fratello Hassan morì in un incidente collegato all'epidemia prima che potessimo evacuarlo. Suleiman ha incolpato il GRE per la morte di Hassan e ha rubato un file segreto che ora usa come merce di scambio con il GRE, con l'ordine di renderlo pubblico nel caso a lui accada qualcosa. Informazioni sul caso. Il file rubato. Lancio tra 10 secondi. Il file illustra il processo incompleto per preparare una cura contro il virus. L'utilizzo del processo attuale produrrebbe una sostanza altamente tossica. Ora! Nel file è anche descritta la struttura del virione. Ogni tentativo di utilizzo provocherebbe la perdita di molte vite. Comunque, nel Deve essere frattempo, tanto recuperato. leggete i Ulteriori informazioni. sottotitoli. Situazione Non attuale. l'ho portato sul Suleiman ha inviato canale il file a un prima compagno sconosciuto, perché con istruzioni di renderlo pubblico quando riceverà ho avuto l'ordine. tanti In problemi risposta durante la stiamo registrazione. disturbando Questo le gioco io comunicazioni l'avrò della cominciato se città non 5 o per 6 impedirgli di volte, rendere se non di pubblico il più, per file. provare a Coraggio mi registrarle. permette Ogni di volta c'era comunicare qualcosa che non nonostante i andava. disturbi. Alla La tua fine, vita dipende da boh, ho Hassan, non rinunciato. Ho detto va perderla. bene, Nel sai cioè, frattempo, al Suleiman è diavolo, sparito non e lo agisce con faccio. un nome Non lo diverso. porto Riteniamo semplicemente che ora sul sia a capo canale. di una delle due fazioni che operano nella città. Ripeto, devi trovare Suleiman e recuperare il file rubato, altrimenti l'umanità potrebbe essere colpita da una catastrofe senza precedenti. Eh sì, questo quindi è il nostro obiettivo, appunto. Grande gioco però, veramente un bellissimo gioco. Mi ha sorpreso, all'inizio non volevo prenderlo io, sinceramente, perché ho detto, vabbè, è dagli stessi dichiaratori di Dead Avevo detto che Island. non era un lancio normale. No, ragazzi, Rompetegli le fanno gambe parlare. e portatelo da Raiz. State indietro, tutti quanti! Fermo. I rumori forti li attirano. Indietro! Ritiriamoci! Dobbiamo muoverci! Portiamolo via dalla strada! Aprite la porta! Scusatemi, ma stavo rispondendo a un messaggio abbastanza importante. Comunque questa è la storia, vi dicevo. Il Torre, gioco è dagli stessi vincente, creatori preparate gli di Dead uomini. Island C'è un 1, tipo della con una vita alla Techland. testa Io ho e un detto, morso sul vabbè, braccio. ho Omerta, Amir è detto. ferito. No, Amir è morto. Sto portando qualcuno che potrebbe anche sopravvivere. Uno dei Ho detto nostri. io. Non lo so,
mi sembra uguale, ho detto, sembra un po' di vedere Dead Island unito con il gameplay di parkour di... non mi viene in mente. Mirror's Edge. Mi sembra una cavolata. Poi in ascolto ho detto, vabbè, lo prendo, lo provo. Porca di quella puttana, è spettacolare. Anche meglio, secondo me, di Dead Island. È un pochino più action. Diciamo, non è proprio RPG come Dead Island, che si vede proprio la salute degli zombie, dei nemici con il livello. È un pochino più action, è un pochino più veloce, ecco. Non è proprio lento come è Dead Island, però secondo me è fatto meglio. Cioè, sono meccaniche, le stesse meccaniche di Dead Island, però più ridefinite. E quindi qua noi ci alziamo dopo essere stati morsi praticamente in un braccio da un cavolo di zombie appena atterrati. Dice di buono, appena atterrati subito di tutto e di più è successo. Però è bello, è veramente bello. Quindi noi ci svegliamo qua e vediamo un secondo, vedo il volume, ma dovrebbe essere abbastanza, è tutto a metà. Non dovrebbe sentirsi troppo, comunque, perché mi richiami... Ok, non posso correre. Apri. Dormi per tre giorni come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 31. Dove mi trovo? In paradiso, non vedi? D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà tutto. Perché mi hai chiamato 31? Chiedilo al capo. Ok. No, basta guardare il telefono perché veramente... Cioè, poi mi vanno sempre a disturbare nei momenti meno... opportuni. Come hai detto? Il tuo numero. Sei la 31esima persona che ha contratto l'infezione. Io sono la 18esima. Qui si conta tutto. Una dose di anti-zim in meno, un contagiato in più. Un altro runner andato. Ok, comunque ora vedete che il gioco è molto lineare comunque, ma perché semplicemente dobbiamo imparare le basi, però poi diventa totalmente libero, non posso nemmeno correre, perfetto. Però poi diventa veramente spettacolare, veramente una libertà d'azione bella, bella tosta, bella che si sente. Allora, intanto raggiungiamo il capo. Che ovviamente ora vedrete comunque chi è. Ehi, cerco il capo. Non sei tu, vero? Ti sembro troppo giovane, non ti sta bene la mia età. No, io so che volevi parlarmi. Così va meglio. Ricordi qualcosa? Sai dove ti trovi? Credo che questa sia una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Brayton e i suoi runner se ne sono impossessati un paio di mesi fa e da allora questa è casa nostra. Recuperiamo rifornimenti, cerchiamo materiali e salviamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza. Bravo, se non fosse per lei ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo antisene è andato perso. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua radio. Sì, posso riaverla per piacere? Credo che serva più a me che a te. Amico, ti sbagli di grosso. Ok, prenditela. Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Ti prendi l'antisene destinato a qualcun altro e non condividi con noi la tua attrezzatura. Guarda, non ho tempo per i tuoi capricci. Ho perso il contatto con uno dei nostri per colpa di questo schifo di radio che abbiamo. Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. Che signore. Alla torre non c'è posto per gli scansafatiche. No, no, un secondino. Ti sbagli, non sono uno scansafatica, io... Ehi, capo. Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al 13° piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. E comunque non sono il capo. Troppo giovane, no? Sono Rain. Il boss è Brecken. Bene, quindi dobbiamo andare a cercare questi tizi che non si sanno più notizie all'ultimo piano di questo... di questa... Non sono uno scansafatiche. Esatto, bravo. Poi vedrete come saremo scansafatiche. Dopo. Madonna, ragazzi. Cioè, veramente da morire.
Boia, allora andiamo al primo piano, Dove però sta credi di andare? scattando Al in modo tredicesimo piano, strano. cercare delle cose per No, Rina. forse io non Al sono, io non ci sono tredicesimo. abituato a... No, scusate, non so, forse non sono io che non sono più abituato alla sensibilità del mouse. La metto un pochino più basso. Cazzo, non sarà una Allora, passeggiata. forse un pochino meglio così. Ma qui ognuno deve fare la sua parte, dico bene? Quindi fammi passare. Ok. E ha molte meccaniche simili a Dead Island, però è anche molto diverso. Poi, appunto, lo vedremo tanto con i vari tutorial. E cosa? Beh, bel posto, beh, bellissimo Trasmetta il morto posto. qui. Proprio un bel posto, Madonna. E questo non è nulla. Potete vedere dopo. Io comunque per chi ha finito il gioco sono arrivato alla Lavini, parte dell'arena. sono in Dopo la contatto parte con il dell'arena, dottor ero lì Rina. più o meno. Che cosa è successo? Avevo perso la radio, ma tranquilli, nessuno sa chi sono. Non ho ancora visto il leader della torre. Infiltrato, Posso confermare la sua identità, sto provando a inserirmi. Infiltrato Ricevuto, non abbiamo speciale. molto tempo, Crane. Non dimenticarlo. C'è dell'altro, sono stato morso. Non mostro alcun sintomo, ma qui mi hanno detto che sono infetto. Allora ti conviene procurarti dell'antidina al più Aiuto! presto. Aiuto! Aiutatemi! Che cavolo? E comunque vedete la telecamera in basso a sinistra perché in alto a sinistra copriva appunto la salute e i kit medici. In basso coprirà soltanto gli oggetti, quelli secondari tipo i petardi che possiamo lanciare per distrarre gli zombie o gli shuriken e questi oggetti qua. Sinceramente volevo lasciare più libero la salute col kit medico e quindi coprire cose più secondarie appunto di altri. E qui ragazzi c'è il primo zombie! Eccolo qua! Tonina ragazzi! È già morto! Eh sì, è già morto ragazzi! Abbiamo già Era fatto fallito fuori! mentre cercavo di allontanarlo. Oddio! L'hai ucciso, non è vero? Maledizione! Quello era mio fratello! Volevo vederlo, per questo sono venuto qui. Ti ha Sta fatto una tranquillo, bella Crane. accoglienza, è Adesso vero? scendo. Ahim, sono Crane. Mi trovi al Oddio, tredicesimo ragazzi. piano. Ascolta, il tuo amico è rimasto gravemente ferito mentre sfuggiva a uno zombie. Merda, 31, sei andato a cercare Mark, ma com'è la situazione laggiù? Che di merda, come deve essere? Tranquillo ora. Non è Va bene, non muoverti. che è andato bene, la situazione, Crane. Va bene, ora dovremmo... Allora, a parte ora bisogna riparlarci, Muoviti. giusto? Lena sarà qui da un momento all'altro. Devi trovare delle garze e un po' di alcol. Ah, è a Mettili insieme posto. per fermare l'emorragia. Ti prego, fai E quindi presto. qui Cerca di vediamo stare calmo, ok? come andare a creare gli oggetti, garze, cose, nuove armi. Appunto, però prima dobbiamo trovarlo. Allora, aspettate un secondo. Ah, giusto, c'è lo spirito di sopravvivenza, sì. No, il nastro adesivo me lo prendo. Poi c'è l'altro. No, non si apre. E là è tutto esplorabile, ragazzi. Se non dico una cazzata, Vediamo un attimo che cosa c'è. Quello che sto prendendo serve poi sia per riparare le armi, sia per creare nuovi oggetti. Ah, ok, la torcia. E cose simili. Allora, serve dell'alcol che dovrebbe essere qua. Sì, me lo ricordo questo. Qua nel frigo dovrebbe esserci l'alcol, credo. Eccolo qua. E delle garze, se non sbaglio. Sì, delle garze. Allora, le garze, allora, sono dall'altra parte. Comunque, come potete vedere, è molto più fluido. È fatto molto meglio rispetto a Dead Island. Dead Island era molto più gioco di ruolo, molto più calmo, con gameplay molto più rilassato rispetto appunto a questo. Ma infatti, ecco perché io ho detto che questo è l'erede di Dead Island. Almeno secondo me è questo, però ovviamente è la mia opinione, ognuno la pensa come vuole. Elementi elettronici. Vediamo qua. Lattina. Ah no, eccola qua, sì. Grazie. Bene,
Questo è tutto ciò che ha chiesto Mark. Vediamo se funziona. Allora, il crafting, tanto prima voi per accedere al crafting, allora questo è praticamente l'inventario. Qua abbiamo tutto quello che possiamo tenere nello zaino, vedete, per ora possiamo tenere solo 4 oggetti, possiamo portare con noi, e questi sono tutti praticamente i pezzi che abbiamo praticamente un... non abbiamo limite nelle cose che possiamo portare di pezzi che ci servono per creare e craftare armi e oggetti vari. Allora, dobbiamo andare però in progetti, se non sbaglio. Ecco, vedete, qua possiamo vedere tutto quello che possiamo craftare, che cos'è, la quantità che vengono prodotti e quello che ci serve. In questo caso, per creare un kit di soccorso, ci serve un alcol e una garza. Quindi, diciamo, crea, e appunto viene creato un kit di soccorso. Ecco, quindi ora noi possiamo portarlo al povero malcapitato. Poi giustamente andando avanti possiamo anche trovare per terra altri progetti, altre cose di armi e chi ne ha più ne metta. È una brutta ferita, bello. Bene, chi è ferito? Sta sanguinando parecchio. Vediamo un po'. Garza e alcol, eh? Primitivo, ma dovrebbe funzionare. D'accordo, grazie. A lui adesso ci penso io. Bene, 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 bene. Salve, salve. Ah, c'è solo lei. Hai visto? Che ne pensi? Parla con Raim, ok. Lascia perdere, non è importante. Voglio solo restituirvi il favore. Va bene, vieni da me. Dobbiamo parlare del tuo ruolo nella nostra organizzazione. E secondo me questo è anche più bastardo di Dead Island, sinceramente. Perché Dead Island le armi le potevi riparare sempre e comunque. Qui no, qui c'hai un limite di riparazione. Cosa vuol dire un limite di riparazione? Vi faccio vedere. Tanto, fra poco, appunto, dovrò interrompere il video. Tipo, il tubo, vedete, arma, ci dice i danni che fa. Quanto dura? In questo caso, vabbè, l'ho usato solo una volta, quindi 24 di 25. La maneggevolezza. Vabbè, i potenziamenti che possiamo farli, il valore si vende. E le riparazioni. Vuol dire che questo oggetto può essere riparato con i pezzi di metallo, ok? Le armi, le cose si riparano con i pezzi di metallo. È possibile ripararlo un massimo di 3 volte. Dopo che si è distrutto per la quarta volta, non sarà più utilizzabile in nessun modo possibile. E quindi andrà o distrutto per ottenere altri pezzi di ricambio, di pezzi di metallo in cambio che ci serviranno per riparare altre armi, o altrimenti possiamo venderlo tranquillamente o lasciarlo lì, abbandonarlo, insomma. Dove siamo, questa appunto è la differenza. E quindi ecco perché appunto c'è un gioco di continuo di andare a cercare sempre pezzi di metallo in giro per poter riparare quello. Magari ci trovo un'arma che fa schifo, quindi o me la vendo oppure la distruggo per farci altri pezzi di metallo per poterci riparare altre armi. E quindi è un continuo, magari, che ne so, mi faccio un anzi, qui finisco di fare il video, visto che siamo quasi a 20 minuti. Vedremo quindi nel prossimo episodio cosa ci dirà Rahim. E dicevo, quindi appunto, questo è il bello di un gioco. Mentre in Dead Island 1 praticamente era un fatto di... ok, mi creo l'arma, poi il coso, trovo quegli oggetti, li vendo, mi faccio i soldi e mi riparo l'arma che è danneggiata. Quindi no, una volta che noi abbiamo anche craftato un'arma particolarmente potente, magari, che ne so, elettrica o di fuoco, che è possibile magari ripararla al massimo di 2, 3 o 4 volte, che si rompe definitivamente, la distruggiamo per ottenere sempre oggetti metallo, pezzi di metallo per riparare altre armi, o la vendiamo. E quindi però poi non possiamo di nuovo ricrearla, quindi via di nuovo andare a cercare altri oggetti per poterla ricreare di nuovo, e quindi avere di nuovo la stessa identica arma, però diciamo come nuova. E quindi questo è anche il bello del gioco, praticamente, visto che gli oggetti, tutto quello che troviamo nelle casse, nelle cose, ogni volta che si ricomincia
credo ogni giorno di gioco, non reale, di gioco si rispone tutto di nuovo, tipo Diablo, insomma. E quindi è questo appunto il bello del gioco, praticamente, andare sempre alla ricerca di oggetti che servono per poter creare e riparare le armi. Ma comunque vedremo poi nel prossimo episodio appunto cosa ci dirà Raim, perché qui siamo ancora nella parte del tutorial. Poi quando andremo veramente a giocare, quindi entrare nella città, vedrete veramente quanto è spettacolare e fatto bene questo gioco. E niente, quindi io spero che il video vi è piaciuto. Come al solito lasciate un commento, un mi piace, un commento sotto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo episodio di Dying Light. Ciao!